Io vorrei associarmi a Massimo Livi nel ricordo di una grandiosa opera fatta da Gini, non solo il congresso demografico del 31, ma anche la sua opera enorme sulle fonti archivistiche per gli studi sulla popolazione. Fu pubblicato, mentre lui era presidente dell'Istat, questo lavoro che consiste in 6 grossi volumi delle fonti archivistiche che permettono gli studi di demografia storica. Questa fu l'origine di studi che poi sono proseguiti negli anni 80 e 90, molto vivaci, soprattutto qui a Roma e in Italia centrale soprattutto. Invece io mi è stato richiesto di parlare un po' della persona di Gini, con qualche episodio che mi ha coinvolto. Non ricorderò le telefonate mattutine alle 6 di mattina che lui faceva e mi limiterò a 3 episodi. Il primo, io ero appena laureato in statistica e non so perché dovetti andare a trovarlo a casa. Lui mi ricevette nel salotto su un piccolo divano e sentendo che io sarei dovuto andare in Italia settentrionale a conferire con un professore di statistica, cominciò a parlare dei suoi colleghi statistici. Non vi dico quello che disse, però io mi trovai poi fuori di casa Gini dopo 2 ore senza essermene accorto, perché era una conversazione così simpatica col suo accento veneto che il tempo era passato. E io rimasi un po' stupito di quello che lui diceva, però dopo un po' di tempo, quando sono entrato nell'ambiente, ho visto che aveva giudicato perfettamente questi suoi colleghi. Un altro episodio che invece non riguarda me, ma riguardò una sua segretaria, che era una donna perfezionista, bravissima, e un giorno lui le stava dettando i ringraziamenti per un libro che doveva uscire, tutti i ringraziamenti di chi aveva collaborato con lui. Lei a un certo momento lo interruppe e gli disse, così mi riferì, e dice: professore, ma lei sta ringraziando tutte queste persone e a me che sono con lei da tanto tempo, senza aver avuto mai un rilievo per la mia opera, lei non ha mai fatto un riconoscimento. Lui immediatamente rinunciò a quello che stava dicendo e le dettò un ringraziamento che poi pubblicò, bellissimo, sull'attività della sua segretaria, perché lui sapeva riconoscere perfettamente l'attività sia negativa che positiva degli altri. Come ultima cosa, io ricorderò un problema che mi riguardò direttamente. Lui aveva introdotto la dissomiglianza per variabili semplici, univariate. Per le variabili multiple aveva cercato che i suoi allievi facessero delle estensioni ed indicassero degli indici per misurarla, ma finora non era stato soddisfatto. Da un mio lavoro, che partiva da tutto un altro punto di vista sulla programmazione lineare, che è applicata alla statistica, lui vide che finalmente si era risolto il problema della dissomiglianza più dimensioni e mi pubblicò l'articolo su Metron. Passò un po' di tempo e io, nel leggere il Journal of the Royal Statistical Society, in un suo articolo sui contributi degli italiani alla statistica, scoprii di essere l'unico del suo entourage che ero stato citato molto benevolmente per questo suo mio lavoro. La cosa mi procurò naturalmente grande soddisfazione, ma anche grande ostilità da parte di coloro che avevano collaborato con lui e che non erano mai stati citati. Lui quindi sapeva riconoscere bene nelle persone i difetti e i pregi, e questa fu una sua caratteristica, secondo me, essenziale in tutto il suo lavoro. Grazie Gino, ci sono i tempi?